Nel Reading Part 6 sono previste 6 domande. Si tratta di una prova di tipo Open Gap Fill. A differenza di tutte le altre 5 prove, qui non si tratta di scegliere una delle opzioni fornite, ma di scrivere una parola mancante. Nel testo sono presenti 6 spazi bianchi preceduti da un numero tra parentesi corrispondente alle domande da 27 a 32. Come per il Reading Part 5, non si tratta di una vera e propria prova di comprensione del testo, generalmente molto semplice. In questa parte dell'esame viene testata la conoscenza delle strutture grammaticali, molto spesso dei phrasal verbs o delle più comuni fixed phrases. Vediamone un esempio. Una volta terminata la prova, le risposte vanno riportate nell'Answer Sheet Part 6. Attenzione, le parole mancanti devono essere scritte chiaramente e in stampatello. Errori di spelling comportano una mancata assegnazione dei punti.